Ciao, sono Silvia Gioventi, dottoressa in erboristeria e naturopata e mi occupo di benessere. Mi occupo anche molto di fiori di Bach. Diciamo che è stata anche una scoperta per me, perché ho sempre utilizzato i fiori, ma non ho mai visto come in questi anni dei risultati così eclatanti e così belli sulle persone, tali da fargli migliorare delle situazioni nella vita che erano proprio gravi, critiche e importanti. Quindi oggi in questo video ti voglio raccontare come fare una scelta di fiori di Bach per poter aiutare una persona, magari che si rivolge a te oppure anche una persona a te cara, per risolvere delle situazioni. Dobbiamo tenere anche presente il periodo storico in cui siamo, quindi il video sarà mirato e improntato proprio su questa situazione di stato d'animo, di paura principalmente, dovuta al passaggio tra una pandemia e anche una guerra. Quindi siamo comunque tutti in uno stato d'animo molto in qualche modo alterato e basato un po' sulla tensione o sulla paura. Quindi, come possiamo fare per aiutare una persona che si rivolge a noi oppure la vediamo magari in una condizione in cui esprime questo stato d'animo e come possiamo scegliere i fiori da fargli assumere? Allora, intanto dovremmo cercare di capire qual è lo stato d'animo che sta attraversando, perché non tutti abbiamo lo stesso stato d'animo. Possiamo prendere ad esempio due persone, una persona che vive la condizione ad esempio della guerra con un nervosismo, una rabbia, una frustrazione, magari anche una tendenza alla prepotenza, alla maleducazione, e invece un'altra persona che la vive con risentimento, ma allo stesso tempo con insicurezza, con paura, si chiude in sé. Quindi vedete due facce della stessa medaglia. Quindi intanto ascoltare, osservare bene lo stato d'animo. Tenere anche in considerazione come evolve, perché se la persona comunque è in grado di gestirlo abbastanza bene, noterete che da un'iniziale magari impulsività potrebbe poi arrivare a gestire magari in modo equilibrato la situazione, oppure invece l'impulsività può trasformarsi magari in grande insicurezza, tale per cui la persona poi si blocca e non fa niente di tutto quello che aveva annunciato. Quindi lo stato d'animo, come evolve lo stato d'animo, ma anche i sintomi che si manifestano alla persona. Facciamo l'esempio sempre di questa irruenza, solitamente può portare a livello della pelle dei problemi di pruriti, di arrossamenti, di eventualmente anche proprio modificazioni della temperatura corporea, grande stress, grande tensione anche muscolare, e quindi andremo verso qualche rimedio che andrà a placare, a calmare, a rilassare, mentre invece la persona che somatizza tutto più di sé, su di sé, perché magari è insicura, ha paura, quindi si chiude, teme, allora qui avremo più dei blocchi, quindi magari delle situazioni di rigidità, stitichezza, oppure anche proprio depressione o grande insicurezza. Quindi andremo a scegliere i fiori in base a questo. Facciamo alcuni esempi di fiori di Bach legati alla paura. Ad esempio parliamo di paure vaghe, immotivate, ma quindi immotivate per il fatto che noi non conosciamo, la persona non conosce questa situazione. Quindi prendiamo ad esempio la guerra o anche la pandemia. All'inizio, soprattutto la pandemia, non sapevamo come sarebbe evoluta, quindi era vaga, e quindi Aspen è il fiore di Bach molto interessante e molto utile per questo. Quando invece parliamo di un panico, un terrore, quindi proprio un'ansia che porta allo stato proprio di attacco di panico, allora qui abbiamo il fiore Rock Rose. E se invece parliamo di una paura di origine più conosciuta, quindi magari una timidezza, una difficoltà nella relazione con qualcuno, affrontare magari un esame, una prova, in quel caso allora parleremo del fiore di Bach Mimulus. Se invece parliamo di una paura che coinvolge delle persone a noi care, quindi magari temiamo per la salute di un nostro caro, oppure siamo preoccupati per lui o per lei, allora il fiore giusto è Red Chestnut. Quando invece abbiamo paura di perdere il controllo, perché magari siamo persone che teniamo davvero tutto perfettamente in ordine, no? Nella nostra vita, e magari vogliamo che le cose vadano proprio come vogliamo noi, ad esempio anche in una situazione che non riguarda noi stessi, no? Quindi magari sappiamo che su una certa situazione, come ad esempio la guerra, non possiamo fare nulla, e quindi in questo caso il timore di perdere il controllo ci fa venire questa paura e ci condiziona magari la nostra vita.
Di questi fiori possiamo fare una scelta, quindi utilizzarne anche uno da solo, oppure fare una miscela e quindi mettere in una boccetta come questa, da 30 ml, una base di brandy, proprio un dito, una piccolissima parte, solo per scopo di conservazione, acqua, e aggiungeremo delle gocce dei singoli fiori, che ad esempio quelli che ho elencato, e andremo poi ad assumere il rimedio in miscela. 4 gocce per 4 volte al giorno sotto la lingua. Spero di avervi aiutato in questo breve video. Se avete dubbi, domande, curiosità su una miscela da poter preparare per voi o per qualcuno, chiedetemi, sono a disposizione. Ma soprattutto, io come Accademia del Naturale ho creato 2 corsi online in tema fiori di Bach, il corso base e il corso di approfondimento che si chiama proprio Un fiore al giorno per 38 giorni, nel quale viene ogni giorno studiato un fiore diverso, con abbinamenti e sinergie a tanti altri metodi di naturopatia. Quindi vieni a scoprire i corsi di Accademia del Naturale, guarda sotto nel video e troverai tutte le informazioni. Seguimi anche qui sul mio canale per avere sempre altre informazioni e video nuovi. A presto!